Oggi cerco di tenere la voce un po' più alta, perché magari non sempre è chiaro quello che spiego, o meglio si sente bene. Allora, questa è una piccola aggiunta delle varie che comunque farò per quanto riguarda la scrittura, la copiatura di un brano musicale su quattro pentagrammi, nello specifico le seconde, o meglio la seconda B, ha la copiatura in MuseScore di Onui, mettendo poi il testo sotto il primo pentagramma. Comunque questo vedremo successivamente come fare, se c'è bisogno di ulteriori dettagli per il testo. In questo caso il mio intervento è: Onui riporta quattro pentagrammi tutti con la chiave di Sol. Quindi per noi diventa importante prestare attenzione a questo, perché generalmente quando abbiamo un coro formato da quattro voci, noi abbiamo soprano, alto o contralto, tenore e basso, e le prime tre voci utilizzano la chiave di Sol, anche se il terzo pentagramma, quello del tenore, ha una chiave di Sol con scritto segnato 8 perché è nell'ottava più bassa, mentre invece il quarto pentagramma è per i bassi e quindi la chiave utilizzata è la chiave di Fa o chiave di basso. Ma nella nostra copiatura abbiamo tutte le voci per soprano, cioè scusate, per flauto, per cui abbiamo tutte delle chiavi di Sol. Come fare? Allora, io parto da semplicemente metto Onui, eccetera, 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 vado avanti, no? Questo lo sapete fare all'inizio. Allora, prendiamo come opzione il corale, prendiamo semplicemente perché non abbiamo dell'accompagnamento, ma abbiamo solamente le quattro voci, prendiamo queste e andiamo avanti. Ora, non mi sembra, non mi ricordo, aspettate, sono impreparata, non so se sotto mano, vediamo, eh. Sì, Onui A è in... in Fa maggiore, per cui dobbiamo mettere in chiave il Si bemolle, poi lo vediamo nelle prossime lezioni, prossime spiegazioni. Questo, il metronomo non era segnato, non segniamo niente, andiamo avanti. Qua abbiamo tre quarti, per cui scegliamo tre quarti, non mettiamo questo, perché altrimenti è tempo di mezzo, tempo mezzato, e questo invece quattro quarti. Non c'è la battuta in leva, sì, c'è una in levare, ma no, perché comunque la riempiamo con la pausa, per cui non lasciamo niente. Le battute qua sono, se le segniamo tutte, allora 17, però dobbiamo ripeterlo. Facciamo così, segniamo le battute che sono qua, segnando quindi i ritornelli, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quindi 23 battute, ok, benissimo, più o meno così. Allora abbiamo questo, abbiamo Onui, va bene, dopo lo fate meglio voi, comunque vedremo. Qua invece abbiamo chiave del Sol soprano, perfetto, sempre tre quarti, tre quarti, tre quarti, alto, va benissimo. Il tenore qua lo possiamo anche lasciare perché per noi leggiamo in chiave di Sol, obiettivamente quando lo intoniamo dobbiamo ricordarci dell'ottava sotto, quindi anche questa la possiamo cambiare e questa la dobbiamo cambiare. Vedete che anche la posizione del bemolle è sempre sul Si, ma il Si in questo caso è sulla seconda linea, non sulla terza. Quindi dobbiamo cambiare. Come facciamo? Attiviamo visualizzazione, prendiamo la tavolozza intera, magari ci mettiamo già addirittura su questo perché l'ultima volta ho spostato
inavvertitamente delle note. Allora, quindi abbiamo detto visualizza e siamo sulla tavolozza generale, perfetto. Mi esce già questo, eh? Oppure le prendo da qua, chiavi, il primo. Allora, cosa faccio? Ho sempre evidenziato con il blu quello che è evidenziato, logicamente è quello che verrà cambiato. Dove vado? Vado qua, su questa che è la chiave di violino, la chiave di sol, me lo dice anche, clicco due volte e tac, 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 me l'ha cambiata. Allora, per correttezza facciamo anche questo, clicco sulla chiave di sol, tenendo conto che è l'ottava sotto, ok? E clicco per togliermi questo 8, clicco due volte e abbiamo così praticamente tutto il mio, oppla, tutte le mie, così erano 23 battute, ok? Vedete? Vuote, logicamente, tutte con la chiave di sol. Perfetto. Quindi questo è quello che dovete fare. Il nome rimane questo, ecco, se noi evidenziamo possiamo cancellare, ok? Facciamo così, facciamo come nello spartito, cancelliamo tutto, quindi cosa faccio? Clicco sul nome, diventa blu e lo cancello, io uso il tabulato per tornare indietro e mi si cancella. A questo punto abbiamo proprio esattamente lo spartito, una partitura, ok? Oppla, anche qua togliamolo, così non rimane, non, eccolo qua, su ogni cosa scritta, questa è la fine, per cui rimane una partitura pulitissima, dove io poi devo inserire quello che mi serve. Logicamente le lega le note, le legature, il ritornello, ma secondo quanto abbiamo già detto nella spiegazione precedente. Magari poi ve la faccio separata anche quella. Va bene, così almeno dura di meno. Questo è per quanto riguarda il cambio quindi delle chiavi, e il fatto di togliere anche le voci all'inizio. Benissimo, ragazzi, buon lavoro!